Ciao ragazze, allora oggi sono qui per parlarvi di una ragazza, si chiama Annalisa, questo è il suo bigliettino da visita. C'è anche il numero di telefono e la sua pagina Facebook, quindi si chiama Creazioni Fimo Annalisa. Eccola qui. Allora, vi faccio vedere quello che mi ha mandato, devo dire che è davvero brava. Realizza le solite cosine in fimo, però lei le fa molto belle e molto particolari, poi ve le mostro. Ma la cosa un po' principale per cui voglio parlarvi di lei è perché realizza dei bellissimi cuscini fatti in panno Lenci. Nella sua pagina potete trovare rarissime forme e colori. Tra cui i biscotti, quindi i pan di stelle, le gocciole, gli abbracci, i cookie, le ciambelle. E poi potete trovare anche i personaggi Disney, come non so, Topolino, Minnie, poi ci sono Peppa Pig, insomma tantissime, tantissime varie forme e tantissimi cuscini. Potete trovare anche le M&M's e poi anche i cuscini personalizzati, quindi penso che se avete delle idee, non so, anche solo delle scritte da fare per gli anniversari, per i vostri ragazzi, i vostri compagni, comunque potete contattarla e parlarne insieme a lei. Fa due misure, quindi che vanno di 30 cm e vengono sui 5 euro e 40 cm invece vengono 8 euro. Vi faccio vedere il cuscino che ha mandato a me, che è bellissimo, devo dire, è stupendo. È questo qui, che vi mostro meglio ora. Eccolo. Guardate quanto è bello. Non è grandissimo, però non è neanche piccolissimo. Il colore è proprio lo stesso marrone del pan di stelle, quindi un bel marrone, marrone forte, marrone scuro. Poi ci sono queste belle stelle grandi con i pallini che servono lo zuccherino. Credo che queste siano attaccate con la colla, però sono molto resistenti. Questo è il cuscino, molto morbido. Questa è l'altezza, saranno 3-4 cm. È bellissimo, molto, come ho già detto, morbidissimo e carinissimo. Io penso sia un'idea molto, molto bella e originale per un regalo o anche solo per tenerseli a casa propria sul divano. Pensate che carini questo. Non so, magari si può fare tutti i biscotti, quindi questo, le gocciole, gli abbracci, non so, le ciambelle, o se no tutte le M&M's, tutti i colori delle M&M's. Cioè, è una cosa carina, originale, difficile da trovare in giro. Poi, ancora, mi ha mandato, come vi ho detto prima, la realizza le cosine in fimo. Prima vi faccio vedere questo, che è un portachiavi, anche questo in panno Lenci, per farvi vedere che fa anche cose personalizzate. C'è praticamente questa ballerina e la scritta che serve volare se puoi danzare. Ecco, è forma di stella verde, se riuscite a vedere il colore dalla fotocamera, sembra un po' più giallino, ma è un verde limone, è profumato, ha un buonissimo odore. E poi, come vi dicevo, le cosine che realizza in fimo, mi ha mandato tre portachiavi sempre nel tema della danza. Questa scarpetta, guardate che bella, come è fatta bene, molto grande, e ha questo fiocchettino qui davanti con uno strass rosa, con la catenella e l'anellino per il portachiave. E poi mi ha mandato queste due,
questi trifogli con la coccinella portafortuna. Hanno tutti, questo è più verde più scuro e ha al centro uno strass argentato. Guardate che bella la coccinella piccolina, fatta benissimo in tutti i dettagli. Mentre questo verde più chiaro, sempre con la coccinellina, stupenda. E con lo strass, però questa volta sul rosso. Niente, questo è tutto. Vi ripeto, potete contattarla sulla sua pagina Facebook che si chiama Creazioni Fimo Annalisa. Comunque, come già vi ho detto, vi metterò il link sotto nell'info box, così potete cliccare e accedere direttamente alla sua pagina. E vi consiglio di fare un giro perché, come vi ho detto, ha delle cose stupende, fa delle cose carinissime, ma i cuscini sono uno spettacolo. Sono davvero belli, quindi vi consiglio almeno di andarli a vedere. E niente, vi saluto e ringrazio ancora Annalisa per queste bellissime cose che mi ha inviato. Ciao!